giornata della solidarietà organizzata oggi a Grotte da parte del Club Lions, un'iniziativa sicuramente interessante che si svolgerà come? Intanto abbiamo colto l'occasione di questa giornata, che la dedicheremo proprio a una raccolta di solidarietà proprio a favore della biblioteca comunale per comprare poi dei libri per i ragazzi, e abbiamo approfittato di questa occasione del fatto anche che qui abbiamo ospite questa sera anche Andrea Angeli, che è un diplomatico d'eccezione, funzionario ONU, e che si è ritrovato spesso in tutte le questioni più importanti a livello internazionale, da dove c'era l'esigenza di un peacekeeper adatto a risolvere le problematiche, per ultimo ad esempio la vicenda dei Marò Girone La Torre. Sicuramente noi come Lions amiamo sempre le tematiche, quelle più importanti, quella della solidarietà, appunto questa, ma al tempo stesso anche quella della pace. Noi abbiamo addirittura facciamo annualmente la conferenza del Mediterraneo, dove prendono parte tutti i Lions di tutte le nazioni frontaliere al Mediterraneo, e noi proprio nel solco dell'iniziativa che ha la funzione di portare e parlare di pace e di fratellanza tra tutti i popoli, tra tutte le etnie, tra tutte le religioni. Andrea Angeli, lo scrittore presente qui a questa iniziativa del Lions Kabul Roma, un'iniziativa sicuramente interessante sul tema della solidarietà. Beh, in particolare direi, anche per quanto mi riguarda, è un tributo alla Brigata Osta, che a dispetto del nome è, come ormai quasi tutti sanno, è l'unità militare basata a Messina con varie articolazioni nella regione e che è alimentata in gran parte da militari siciliani. Io ho trascorso vari mesi in Afghanistan con la Brigata Osta e da civile forse una testimonianza più meno di parte, anche da uno che è stato con tante altre brigate. Il libro, in realtà, c'è anche una parte. Io ho scritto tre libri che sono tutti questa sera qui e partono dal 1989, dalla mia prima missione di pace con i soldati italiani. E quest'ultimo libro parla della missione in Afghanistan, nell'ultima fase appunto di cui dicevo con la Osta, ma tratta molto anche il caso Marò. Parleremo di questo libro che certamente richiama tutti i grandi temi e le grandi questioni internazionali degli ultimi anni. Una cosa molto bella che scrive l'autore è che sta cambiando anche il modo di concepire anche l'idea di pace, anche l'idea di programmazione di quello che è l'esigenza all'estero delle varie nazioni. Quindi questo libro è come un passaggio di testimone alle nuove generazioni, che non si troveranno ad affrontare le questioni di guerra in maniera tradizionale, ma si troveranno ad affrontare uno scontro con gruppi che sono molto spesso integralisti, che usano il terrorismo per danneggiare anche le singole comunità. Quindi c'è da riscrivere tutto un nuovo modo, e il lavoro che è stato svolto in questi anni dall'autore del libro è sicuramente un lavoro di grande valore, che soprattutto si integra con delle azioni militari dell'Italia che sono state di prestigio e che sono servite anche per ridare serenità alle popolazioni. Se io guardo questo libro con l'occhio dell'editore, allora posso dire che è un bel libro e mi sarebbe piaciuto poterlo pubblicare. Se lo guardo da un punto di vista come intervento di analisi, allora dico che questo testo, per la qualità della scrittura e per i contenuti che ci sono, dovrebbe essere utilizzato nelle scuole per far capire la storia internazionale attuale di grande impatto. Un'interessante iniziativa quella di stasera. Sì, è un'iniziativa interessante perché si coniuga la solidarietà e la cultura. E cerchiamo quindi in tutto quello che facciamo come Lions di avere sempre un fine benefico, un fine di solidarietà. Infatti questa sera è chiamata infatti Giornata della Solidarietà perché, oltre a presentare il libro di un funzionario dell'ONU, Andrea Angeli, raccoglieremo dei fondi da destinare all'acquisto di libri per bambini.